siamo in compagnia con mister del Canosa Calcio Giuseppe Scarigella e Coppola. Ecco, mister, è terminata da poco la partita Cerignola-Canosa. Primo tempo del rossoblu, un bel gol segnato appunto da Coppola. Cosa è successo in campo? Avevamo assaporato, insomma, di uscire dal Monterissimo, il risultato positivo fino all'86esimo. Poi è chiaro che è uscita fuori la forza fisica del Cerignola, una squadra, un ribadisco, insomma, che è pronta per vincere, se non sta a vincere questo campionato, però i ragazzi hanno interpretato bene la partita odierna. Purtroppo nel secondo tempo ci siamo passati per il centro e non riusciamo più a ripartire con i giusti tempi, perché sono venuti meno anche quei due o tre uomini dal punto di vista fisico per insomma, i piccoli acciacchi subiti in settimana. Non avendo altre sostituzioni da poter effettuare, abbiamo subito ovviamente la forza fisica e anche tecnica del Cerignola. Il pizzico di rammarico c'è, ma comunque insomma, dobbiamo ripartire da questo rimpianto, perché ci fa sperare, per cercare di arrivare anche ad obiettivi più importanti, una classifica insomma media o semplice salvezza. Ecco, invece Coppola, il tuo primo assoluto quasi gol del Canosa Calcio in questo campionato, ecco, poi dopo cosa è successo, insomma, dopo il tuo gol, avete avuto paura o cosa? Beh, secondo il mio pensiero abbiamo dominato il primo tempo ed il gol è stato giusto, secondo me. Poi entrando in campo il secondo tempo, io in primis ho subito un piccolo infortunio da parte mia e ho richiamato il mister per quanto riguarda il cambio, infatti è stato così, sono uscito dallo spazio adatto. Quindi una partita che era temibile insomma con il Cerignola, quindi diciamo questo, però la prossima domenica che facciamo in casa? Bisogna vincere. Per forza, quindi domenica giocheremo con il Bitrito, giocheremo in casa al Canosa Calcio contro il Bitrito, qui a domenica prossima.